¿Qué opinas de los milagros? Tuve una iluminación y me hacía falta una señal. ¿Quién te ha dado esa estatua? Esto va más allá de nosotros. Y le imploro que me diga la verdad. ¿Es esto el infierno? Quanto al personaggio di Sole, la cosa che mi ha sedotto di più è il fatto che sia, la trovavo, l'ho sempre trovata molto divertente, tragicamente divertente. Il fatto di farmi ridere ho sempre pensato fosse un valore che potesse essere trasmesso anche al pubblico. In generale, rispetto al miracolo, è una serie scritta meravigliosamente, che mi ha tenuto col fiato sospeso già dalla prima lettura, dall'inizio alla fine. Una serie scritta benissimo, non quotidiana, scritta non in maniera quotidiana, non in maniera sciatta, generica. E quindi, insomma, il livello della scrittura è stata la chiave per me per aderire al progetto con tutto il cuore. Mi piace la sua libertà di essere non diplomatica, non appropriata, di fregarsene di certe sovrastrutture. Non mi piace, ho compassione di quello, spero che non mi accada mai, di non essere nel potere delle mie scelte, delle mie azioni. Sole vive in reazione, vive di paure, non sceglie mai in modo cosciente, consapevole. Non è un role model Sole. Non è una donna che incarna ideali particolarmente luminosi, però ha questo che può essere di grande ispirazione, secondo me, per le donne, e la libertà di essere imperfetta. Sole è una donna che non è perfetta, che è sbagliata e che in qualche modo rivendica il diritto di esserlo, di non dover essere per forza quello che gli altri si aspettano che lei sia. Diciamo che all'inizio della serie la cogliamo proprio sul nascere di una grande paura, di una grande inquietudine legata all'arrivo di questa babysitter, che le ha fatto perdere ulteriore terreno in casa, nel senso che oltre a tutto quello che già non controlla nella sua vita, perde anche il controllo sui figli, in qualche modo. E che sembra messaggera di un clima e di un cambiamento in atto che non torna, che è sinistro. Il Sole si sente molto offesa dal marito, molto non solo abbandonata perché il marito ha un lavoro particolarmente impegnativo, è che si sente proprio offesa, tradita dalla richiesta che il marito le fa di essere, di stare al suo posto e di collaborare, perché in fondo il marito la conosce. Io non ho mai avuto dubbi sul fatto che il rapporto tra Sole e Fabrizio fosse stato un rapporto d'amore, e quindi credo che lei, appunto, io ho sempre pensato che nella visione di Nicolò alla base ci fosse anche il sentirsi traditi da qualcuno che fino a poco tempo prima era il mio compagno, il mio sostenitore, e poi di punto in bianco mi vuole diversa.